Trouble so hard, ooh, lime, trouble so hard. Don't nobody know my trouble for God. Don't nobody know my trouble for God. 60 anni dopo la pubblicazione delle parrocchie di Regalpetra, Racalmuto, il paese di Leonardo Sciascia, celebra questi anni importanti e questo libro che appartiene ormai all'identità non solo di Racalmuto ma alla Sicilia tutta. Abbiamo voluto ricordare Sciascia non solo con le lettere tra Sciascia e Vito La Terza, l'editore che pubblicò nel 1956 il libro, ma con il coinvolgimento della città, dei concittadini di Leonardo Sciascia. Il primo festival della lettura avviene proprio tra i luoghi della memoria sciasciana, al Circolo degli Zolfatari, al Teatro Regina Margherita, al Circolo Unione, in piazza, nel paese di Leonardo Sciascia. È una scommessa perché riteniamo che nel paese del maestro Sciascia bisogna leggere e tornare a leggere i suoi libri. Allora lo abbiamo fatto appunto coinvolgendo tutta la città e soprattutto i più giovani. L'invenzione di Regalpetra, così si chiamerà il libro di cui saranno pubblicate prossimamente dalla Terza le lettere, la corrispondenza tra Vito La Terza e Leonardo Sciascia. L'invenzione di Regalpetra perché 60 anni fa Leonardo Sciascia inventava in letteratura questo luogo, Regalpetra, un luogo letterario che coincide con Racalmuto. In questi 3 giorni racalmutesi, in cui si celebrano questi 60 anni, abbiamo riportato alla luce queste lettere, abbiamo riportato alla luce una collaborazione tra l'editore La Terza, il primo editore di Leonardo Sciascia, e abbiamo soprattutto riportato la gente di Racalmuto a leggere le pagine di Leonardo Sciascia. Molti dicono: qual è l'eredità di Sciascia? L'eredità di Sciascia sono i suoi libri. Leonardo Sciascia è uno dei grandi scrittori del nostro Novecento, di tutto il Novecento europeo, uno scrittore il cui magistero anche morale e politico nel senso nobile della parola è stato straordinario, e ha avuto pochi eguali. Questa iniziativa meravigliosa della sua città, Racalmuto, di fare una lettura pubblica collettiva dei suoi testi, coinvolgendo tutti i cittadini, teatranti, intellettuali, trovo che sia una iniziativa di altissimo profilo civile. Ricordiamoci che la lettura pubblica è un atto istitutivo delle grandi civiltà, è un atto istitutivo di un'identità che lega una gente alla propria cultura. Leggere un grandissimo scrittore, uno scrittore che viene in questo modo sottratto da una posizione aulica per essere inserito nel tessuto vivo proprio del luogo in cui è nato e che lui amava tantissimo, significa dare un orizzonte importantissimo alla cultura e significa anche capire che da quello che è una piccola cittadina come Racalmuto, che noi consideriamo magari periferia, possono nascere iniziative che diventino paradigma anche per i grandi centri e per la loro prosopopea. Il riscatto, il futuro viene dalle periferie. Racalmuto è una periferia che ha espresso il genio letterario e quindi in questo senso restituirlo a se stessa è un atto di forte significato pratico e simbolico. Le parrocchie di Regalpetra segnano un'analisi storica della Sicilia del nostro dopoguerra. È stata l'occasione per riviverla, per comprendere quanta strada è stata fatta e quanta ancora ne resta da fare. E soprattutto di riscoprire quel pessimismo della ragione di Leonardo Sciascia, perché è vero, l'analisi sua è spietata, come impietosa era ed è per certi aspetti la condizione della Sicilia, del Meridione, una condizione che tra l'altro negli anni si è aggravata estendendosi al resto dell'Italia. Basti pensare all'analisi del rapporto tra l'uomo, la giustizia, l'illegalità, la mafia, eccetera. Però Sciascia ci offre le coordinate sono quelle immortali dei valori, delle idee, dell'illuminismo, della giustizia, della verità, della ragione, della solidarietà, dell'impegno. Ecco, questa lettura
moltiplica le energie e le forze, perché il dovere di tutti noi e di questi 100 arditi che hanno letto per le strade, per i luoghi tipici delle parrocchie di Re Campetra, compito di tutti noi è quello di cambiare, e cambiare grazie agli stimoli e ai suggerimenti, alle indicazioni che ci ha dato il nostro grande illustre concittadino.